Ciao Sur Family e benvenuti nella giornata Cool Surprise. Ieri in community vi ho lasciato un piccolo sondaggino dove eravate voi a decidere la tipologia di Cool Surprise che dovevo aprire oggi. E secondo me, spinti dalla curiosità, avete la stragrande maggioranza, ovvero l'80-90%, ha optato per le Cool Surprise Pets. Ma prima di cominciare vi lascio ancora un po' sulle spine perché vi lancio la nostra fantastica sigla! Welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo e super cool video. Ebbene sì, perché come avrete ben capito dall'intro, oggi è la giornata Cool Surprise. E ieri in community vi ho lasciato uno dei miei tantissimi sondaggini giornalieri, o comunque sì giornalieri, dove vi chiedevo, anzi davo a voi la possibilità di scegliere quale tipologia di Cool Surprise aprire. Per chi non lo sapesse, le Cool Surprise sono questi gelatini che trovate solo ed esclusivamente all'Auchan. Anche se alcuni di voi mi hanno scritto: ma io li ho trovati in edicola. No ragazzi, in edicola questi non si trovano, ma si trovano solo ed esclusivamente in Auchan, all'Auchan, ok? E ieri insomma vi ho chiesto se volevate vedere un unboxing delle nuovissime Cool Surprise Pets o delle Cool Surprise Dolls, che sicuramente andremo a fare nei prossimi giorni, perché come vedete qua dietro ho iniziato la collezione e gradirei finirla, e quindi ne ho comprate altre tre. Però molto probabilmente spinti dalla curiosità, perché comunque ho visto che su YouTube penso ancora nessuno le ha aperte, spinti dalla curiosità mi avete tutti detto: apri le Cool Surprise Pets. E difatti la stragrande maggioranza, quindi l'80%, ha deciso proprio per loro. Io non so come sono, perché non ho ancora visto nessuna foto. Mi sembra di averne vista passarne una dal gruppo Facebook che seguo molto, con molto affetto, e il gruppo di giocattoli. Però non l'ho più trovata quella foto, quindi non so proprio darmi un'idea di cosa si nasconde all'interno. Addirittura mentre le stavo acquistando ho saputo, almeno penso da quello che ho letto in un commento, che una mia fans era dietro di me, o comunque era lì nei paraggi, mi ha pure visto. E quindi niente, bando alle ciance, io direi di teletrasportarci giù nella mia PlayStation per aprire questi gelatini super animaloschi. Ed eccoci qua, Sir Family, finalmente catapultati nella mia magica PlayStation, prontissimi per aprire queste Cool Surprise Pets. Allora, innanzitutto le hashtag Cool Surprise sono una specie di imitazione delle varie famiglie LOL Surprise. Ci sono le Cool Surprise Dolls, quindi bamboline, i Cool Surprise Boys, che non sono ancora in vendita in Italia ma in Spagna sì, e infine i Cool Surprise Pets. Ci mancano solo i baby, ma non penso siano in commercio, siano stati prodotti. Allora, innanzitutto le Cool Surprise Dolls, per chi ancora non lo sapesse, sono fatte così, sono veramente molto belle, e questa collezione è dedicata e comunque ispirata al mondo dei dolci, al mondo della pasticceria. E adesso sono curioso di scoprire invece cosa si nasconde. E quella dei boys mi sa al mondo dello sport, se non sbaglio. E adesso sono curioso di vedere come sono insomma questi Cool Surprise Pets. Costano 3,99€ la confezione, cioè nel senso la confezione l'uno. E li trovate addirittura esposti nelle box, quelle da edicola. E come vedete anche l'apertura è la classica cerniera che ormai tutti i giocattoli stanno utilizzando. Ok, quindi detto questo, ho detto un po' di info su queste Cool Surprise, direi di cominciare. Ah, dimenticavo, le trovate da Auchan. Allora, apriamo la prima. Aiuto, sarà una delusione? Non sarà una delusione? Guardiamo. Ovviamente non ho scipollato. E l'apertura di queste Cool Surprise è molto semplice, perché voi prendete il cono del vostro gelatino, cioè lo stecco del vostro gelatino, girate in questa... Oddio, l'ho già detto. Ok, bisognerebbe tipo fare un semigiro. Si apre e all'interno c'è una cosa morbidosa. Bene, c'è solo una blind bag gigante, come vedete, perché è veramente enorme. C'è qualcosa di duro qua, cosa morbidosa qua, boh, non lo so. Perfetto, e il primo Cool Surprise aperto, guardate. E adesso apriamo la seconda, visto che c'è solo una blind bag e non dobbiamo scoprire nulla di più. Perfetto, oddio, oh my god, perfetto.
Ok, seconda Cool Surprise pezzo da aprire. Mezzo giro. E seconda Blind Bag. Perfetto. Mi raccomando, a questo punto del video, se volete supportare il mio canale YouTube, non dimenticatevi di lasciarmi un bel like e iscrivervi ovviamente al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto. Perfetto, due blind bag aperte e adesso direi di aprirle e scoprire il personaggino. Ah, dimenticavo, anche quell'ultima blind bag che ho aperto è morbidosa. Oh my god, cioè veramente ragazzi, non me lo aspettavo questa cosa. Vi faccio vedere prima di tutto che qua c'è la checklist. Raga, la checklist vi mostra già i personaggini come sono fatti. Oddio, pensavo che si ispiravano al mondo della pasticceria o comunque che facevano dei pezzi un po' particolari. Però vabbè, non sono male. E questo qua è il primo, che dovrebbe essere un pesciolino. Guardate, è super peluscioso. Non è brutto, perché è fatto molto bene, a dirvi la sincera verità. Anche esso della marca Aushan Wang Chu Fan. E diciamo che ha gli occhi dei TI, guardate, stessi occhioni con la mega pupilla e lo sfondo glitteroso. Sono morbidosi perché hanno anche una bella pelliccia, ma guardate che bello, sembra quasi un giraffato. Mi piace, non mi dispiacciono, anzi avrei preferito tipo che fossero qualcosa più da collezione e non proprio dei pupazzetti, però non mi dispiacciono. Ovviamente non c'entrano nulla con le Cool Surprise Doll che abbiamo trovato, insomma, queste, ecco. Però vabbè, magari in alcune colorazioni potrebbero anche avvicinarsi. Ok, quindi direi di aprire il secondo, vedere quale ho trovato. Speriamo non in un doppione, ovviamente. Swirl ha tutta la sua fortuna. Yeah, ho trovato due pesciolini. No. E allora, sono uguali. Però come vedete qua davanti la faccina è ben diversa. Questo qua ha una colorazione azzurra e questo qua ha una colorazione violacea. Però che sfiga, cioè ho trovato due doppioni raga, ho trovato due pescioloni carini, belli. Anche la coda veramente è molto mermaid. E questa qua è tutta la checklist dei personaggi che potete trovare all'interno. E sono ben 4, 8, 9, 10, 11, 12 personaggi tutti da collezionare. C'è tipo questo qua oro che è fantastico, ma anche lo squalo non mi dispiace. Io ho trovato ovviamente quello più sfigato, no scherzo, mi piace anche questo. Guardate che bello questo, cioè, e questo dovrebbe essere un unicorno. Sì, c'è anche l'unicorno che ovviamente Swir non troverà mai, però vabbè, ero troppo curioso di acquistarli e di aprirli insieme a voi. Mi spiace un sacco di aver trovato due doppioni, però vabbè, può capitare, capita con le LOL, ma capita anche con le Cool Surprise. Però speriamo che ce li ho qua, perché ne ho altre, guardate, arrivo, qua ho altre tre Cool Surprise Dolls, che ovviamente apriremo in un altro video, e fatemi sapere giù se siete curiosi. Io spero tanto di trovare le due Cool Surprise rare, ovvero quella d'oro e argento, esatto, perché anche in questa collezione ci sono le rare, ma che Svir non troverà mai perché è sfigato. Hashtag disagio, non dimenticatevelo mai, perché il disagio non può mai mancare sul mio canale YouTube. E rieccoci qua Svir Family, dopo aver trovato i nostri due doppi Cool Surprise pets. È la cosa che più mi incoraggia, insomma, che sa che hanno due musetti diversi, che hanno due pelusini diversi, e sono due pesciolini, se non avete ancora capito. E in fondo al mar, no. Quindi non può mancare la nostra canzoncina della sirenetta, e non profumano. E quindi niente, che dire, se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, ma soprattutto se siete curiosi di scoprire che Cool Surprise si nascondono in questi tre gelatini, sperando di trovare un ultra rara, ovvero quella
argento e quella gold e quella d'oro. Inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi immediatamente, se no vi vengo a prendere a casa, anzi vengo a rubarvi tutte le vostre LOL. Attivate la campanellina delle notifiche, condividete con tutti questo video, commentate e insomma noi ci vediamo domani con un altro e fantastico video. Un bacio a tutti e ciao. Cool, 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 surprise. Ho inventato anche il banner.